Ciao! Oggi andiamo a fare shopping nei posti più fighi e centrali di Roma. Sì, andiamo in via del Tritone e dalla Rinascente e faremo anche un giro per la Fontana di Trevi e poi andiamo a mangiare al McDonald's. Easy! No! Quindi, come arrivare? Il modo migliore per arrivare in centro è con i mezzi pubblici, in particolare se si deve andare nella zona di via del Tritone bisogna andare con la metro, quindi si può scendere o a Barberini oppure a Piazza di Spagna. Se andate a Piazza di Spagna magari vi fate un giro anche lì, è un po' più lunga per uscire, altrimenti la più comoda proprio come uscita è Barberini. Noi siamo andati con il motorino, con lo scooter è molto comodo, si può parcheggiare ovunque, unica attenzione è che lì c'è l'unica ZTL dove non si può entrare in tutta Roma. Questa è la ZTL del Tridente, quindi molta attenzione a non entrare da tutta la zona che circonda Piazza di Spagna fino a Piazza del Popolo. Attenti, attenti, sui segnali è scritto A1, non andarci assolutamente col motorino, altrimenti si può andare a parcheggiare ovunque, ovviamente nei limiti di quello che è il normale. Poi, altrimenti con l'automobile non è molto consigliabile, però la domenica si può entrare tranquillamente perché non c'è la ZTL, c'è solo il problema del parcheggio che mi sembra che non si paghi, però no, bisogna domenica, no. Sempre fare attenzione ai segnali, se è scritto parcheggio festivo, feriale o entrambi. Però non è tra i mezzi più consigliati di andare in auto. No, perché comunque rischia solo di girare tanto, infatti noi personalmente quando andiamo in macchina magari la parcheggiamo vicino a una metro e poi ci avviciniamo in metro oppure ci avviciniamo a piedi, magari noi parcheggiamo a Via Nazionale o in qualche via comunque esterna, così facciamo anche una bella passeggiata. Scusate un po' il casino, c'era un coacco che girava con la macchina. La zona è carina per andarci con chiunque, quindi in coppia, con gli amici, con la famiglia, perché c'è tanto da fare. Se dovete andare a fare shopping nella Rinascente è bello anche quando piove, perché comunque è tutto coperto, si sta al caldo, all'interno ci sono i bar, c'è la terrazza molto carina all'ultimo piano, e poi comunque anche Roma è sempre bella anche quando piove, ovviamente stai attenta a non scivolare sui sanpietrini e queste cose ovvie e a non infilzare le persone con l'ombrello. Si può andare in tutti i periodi dell'anno, l'unica cosa, si muore di caldo dentro la Rinascente, quindi come tutti quanti i posti, i centri commerciali e quant'altro, magari vestitevi a cipolla così almeno vi levate il cappotto quando Simone sta morendo. Ecco, bene, e ora noi siamo quasi arrivati, quindi andiamo dentro i primi negozietti. Simone ha preso il tuo primo acquisto della giornata. Marshmallow. Quindi in USA. Quindi USA. Fumo di zucchero puro. Bravo Simone. Ora che facciamo? Tiger. Tiger, perché oggi stiamo facendo? Shopping. Stupido. Shopping stupido in Tiger, vedrò un po' di tutto. Queste sono le tipiche cose che compra Simone. Non ti mettere questo coso in testa, ma cos'è? Una cosa per il gatto? Sì. Dai, le agendine per Simoncino dolce dell'amore. Banane. Queste anche Simone già le ha. Le rose. Non mettere quelle. Allora Simone, cosa hai comprato in Tiger? Nulla. Perché non hai comprato nulla? No, anche non mi serviva nulla. Che stupidino che è. Vabbè. Prodotto, avrei prodotto quanto? Sì, allora voleva comprare la tana per i gatti. Poi voleva comprare. Che volevi comprare? Volevo comprare il gioco per il golf come ti stai facendo cacchina al bagno. Sì. Okay. Però la palletta va lontano. E chi la riprende? Io. No. Bene, va bene, ancora andiamo nella Rinascente dove, che è a 2 metri dopo. McDonald's dopo. No, c'era un buco. Così muore nella Rinascente. Simone, cosa ti potresti comprare nella Rinascente? Queste belle scarpe di Gucci. Cosa ti puoi permettere nella Rinascente? Ai piani alti, non col cuore. Sì, piano terra ovviamente c'è Gucci. Ma però delle vetrine. Sì, le vetrine sono molto carine. Un tipico department store. Al piano di sotto è molto bello perché c'è un acquedotto. Però noi siamo venuti per comprare un regalo e quindi andremo al piano di sopra. O vogliamo prima andare al piano di sotto? No. Andiamo al piano di sotto, va? Conigli che Simone vuole a casa. No, 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 no.
I viaggi? Io non so cosa sono i viaggi. Quanto costa? Non lo so. Se costa più di 2 euro non lo comprerai per i viaggi. Costa 2 euro secondo me. Simo, oggi proprio ti voglio fare infastidire totalmente. Finalmente Simone è arrivato nella zona per lui, ovvero la zona dei vecchietti, la zona della sartoria. Facciamo il giro qui nella zona dei vecchietti con Simone. Vecchietti non è vero. Sono ovviamente molto belle queste camicie, scherzo. Solo che ormai Simone non è più il giovane che era. Prima qui non sarebbe mai neanche venuto. Simone, allora, cosa ne pensi della tua età che sta inesorabilmente aumentando? Li mettono in fondo, scappi 45. Le mettono in fondo perché già ne sono le più grandi, dove le devo mettere, scusa? Spazi. Vanno bene qui. Vanno bene, guarda qui lei. Sì, comunque qui ci sono scarpe. No. Si sta avventurando all'interno della Rinascente Food, ha molta fame e quindi nulla lo soddisfa. Ci sono i pandorini io rimasti. Volevo giù in fondo c'è il temaghigno. Per andare alla terrazza si sale di qua. Però volevo una centrifuga. Tu vuoi la centrifuga? C'è questo bar che fa delle centrifughe abbastanza buone. E poi giù in fondo ci sono tutti quanti diversi tipi di tè. Allora, ce ne stiamo appena andando via dall'inferno della Rinascente. Finalmente stiamo scendendo, Simone sta facendo lo scemo, non ce la faccio più perché qui dentro non si respira, quindi a meno che non siate persone che riescono a campare dal suo ossigeno, potete tranquillamente stare qui dentro giusto mezz'ora e poi scappare. Siamo però riusciti a comprare un regalo, quindi la nostra spedizione è stata molto efficace ed efficiente, ci abbiamo messo anche poco tempo perché le commesse sono veramente carine, è ottimo il periodo di saldi. È ottimo se fuori piove, è anche molto carino perché comunque vai sopra e ti prendi una centrifuga, un temaghigno. No, sopra è molto carino, c'è anche la terrazza. C'è anche la terrazza, l'estate è molto bello, anche allora per giornata. L'unica cosa, portatevi la maschera lo stesso perché non si vede. No, vabbè, è gelato, non è vero. Sì, dai. Solo l'ultimo, solo quello in fondo. Poi c'è il designer, le centristiche, sì, il resto no. Okay. Purtroppo ci sono pochi camerini. Ci sono pochi camerini, infatti questo sono è vero. Scappato perché... Infatti Simone non si può comprare la camicia perché prima di tutto non sapeva cosa significasse il Modern Fit. Perché di mezzo che la che slim, è una via di mezzo fra lo slim e la camicia normale. Ora andiamo a mangiare. Noi prima abbiamo optato per il McDonald's. Quindi ora andiamo lì. Ciao. Diritto. Contatori camminare dentro per sabato pomeriggio. Mi piace? Ah, mi piace. C'è un bordello. C'è un bordello, è figo. E anche vabbè. Il panificio, il forno, andate per forno qua. Sì, è molto carina la strada qui. Però noi andiamo al McDonald's. Il signore sta in giro per Roma da 3.000 anni. Devo dire che si mantengono queste cose. E noi siamo arrivati alla nostra meta. Allora, qui c'è il reticolo. Ok. Ok, vai, conferma l'ordine. Andiamo a pagare senza commissioni. Esperienza di pagamento normale. Ho pagato con il compact, è tutto molto bello. Okay. E ora andiamo a ritirare lì con il nostro numero. Allora, volevo solo dire che abbiamo scoperto con Simone che esiste una nuova taglia di camice. Anzi, una nuova taglia, un modello di camice. Le camicie Modern Fit. Cosa sono le camicie Modern Fit, Simone? È un mix, una via di mezzo tra una slim fit da palestrati e una da gattone. Oh, gattone no, una da pucciottello. Oh, pucciottello. Regular fit.
in realtà la Modern Fit è per il ragazzo che ha un po' di panzotta, così come Simone, che però... Che va al McDonald's. Che va al McDonald's poi, dopo essere andato a rinascente, dopo aver detto tutto il giorno che deve dimagrire, però non vuole rinunciare all'ebbrezza di avere un taglio di camicia moderno. Quindi vi potete fare la Modern Fit, che però in sostanza vuol dire socchiappo. Io non posso permettere. Non me la posso permettere, quindi prendetevi la normal e fateci questa gentilezza a noi ragazze, perché almeno la normal è sicuro che vi copre la panza.